Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Archizon. Grazie per essere qui ancora una volta con me per un video sul fai da te. Oggi ho stampato con la mia Zortrax M200 la bacchetta di Lucius Malfoy dalla famosissima saga di Harry Potter. Devo dire che questa bacchetta è veramente molto intrigante, con questo serpente nella parte bassa. Poi anche questa bacchetta è molto mastodontica ed è proprio massiccia, proprio come spessore, rispetto alle precedenti che erano molto molto esili. Eccola qua, in tutta la sua magnificenza. Ok, mettiamo la testa di serpente così. Ok, ovviamente possiede anche gli spinotti per il montaggio, ma non sono sufficienti, quindi farò un abbondante uso di colla Attack, lo dico per contratto, ok? Devo dire che è stato molto difficile ripulire tutti i pezzi, perché diciamo nella parte dell'impugnatura c'è questa ghiera a doppio anello e per rimuovere il materiale all'interno è stato davvero molto difficile. Soprattutto ho rischiato di rompere le decorazioni. Anche la testa di serpente mi ha dato un bel po' di problemi nella fase di rimozione dal piatto, perché ho rischiato che si spezzasse. E diciamo che non ho apprezzato la scelta del modellatore della bacchetta di spezzare la testa di serpente in due settori, perché poi anche se l'unione dei due pezzi sarà fatta in maniera diciamo impeccabile, comunque si vedrà la linea di unione dei due pezzi. Avrei preferito che fosse un unico blocco, solo comunque non riesco a prendere il file e a modellarlo diversamente, anche perché non mi voglio soffermare troppo su queste bacchette. Ok, adesso faccio un bel assemblaggio di tutta la bacchetta e ve la mostro prima di verniciarla. Ok ragazzi, ho completato il montaggio della bacchetta di Lucius Malfoy. È stato davvero molto molto difficile, perché la testa di serpente non era modellata molto bene. Ci sono delle imperfezioni nella parte del collo e ho dovuto fare delle modifiche in itinere. Prima cosa, per incollare non era una linea perfetta la zona di margine, quindi ho dovuto incollare la parte sul retro, ho dovuto compensare con della colla a caldo tutta la parte che mancava. Posso assicurare che mancava parecchio, diversi millimetri. Non so se voi dalla telecamera potete riuscire ad apprezzarlo. Poi anche quando ho innestato tutta la struttura della bacchetta, comunque si erano formati degli spazi di vuoto che sono andato a colmare con della colla a caldo. Ok ragazzi, adesso vado nel laboratorio e la vernicio e ci vediamo ad operazione completata. Ecco qua la bacchetta di Lucius Malfoy completata. L'ho verniciata cercando di rispettare i colori originali della saga. La bacchetta è molto bella, soltanto che questo modello non è venuto particolarmente bene. Ci sono molte imprecisioni nella stampa e nell'assemblaggio, ma di questo già veniva accennato prima di verniciarla.